Troise al termine di questo match, beh, buone indicazioni, al di là del risultato 3-0, mi sembra che l'Arezzo si sia mosso veramente molto bene. Sì, è stato un buon allenamento per tanti motivi, soprattutto ecco, chiudiamo la quarta settimana con tutti insomma, che sono usciti con le proprie gambe, questa è la cosa fondamentale, è stata una settimana di carichi importanti, quindi abbiamo lasciato spazio più agli allenamenti che alla gara di oggi, però nonostante ciò ho visto una squadra che comunque per buoni tratti è riuscita a fare quello che stiamo provando e quello che cerchiamo di mettere dentro per crescere tutti insieme. È una buona base di partenza come sostengo, poi è chiaro che rimane sempre un po' il calcio d'estate, ma dalla settimana prossima ecco, si comincia a giocare la Coppa Italia e ben venga perché comunque ci darà modo poi di portare avanti questo percorso di crescita. Ecco, al di là dei ritmi che ovviamente non possono ancora essere quelli di una competizione come la Coppa Italia o come il campionato, però abbiamo visto veramente un'idea di gioco interessante. Sì, ripeto, questa settimana l'abbiamo anche un po' deciso tutti insieme con lo staff di lasciare qualcosina in termini di ritmi. Secondo me si è visto in determinate circostanze, poi anche insomma, la pioggia ha allentato un po' il campo e quindi ha aumentato questa condizione un po' di fatica, però sotto l'aspetto dell'organizzazione e di quelle che sono state le richieste, veramente nulla da dire perché nelle due fasi oggi i ragazzi sono espressi sia nel primo che nel secondo tempo con grande applicazione e decisione nel fare determinate cose. Si è vista anche una certa idea di schema che è stata portata avanti al di là delle sostituzioni. Sì, non scolleghiamo le fasi, abbiamo delle interpretazioni che molte volte vengono caratterizzate anche dal tipo di partita che vuoi fare. Oggi nella fase di non possesso abbiamo cercato di essere più aggressivi, più alti, accettando l'uno contro uno nella gestione della palla, poi comunque considerando anche un po' quello che era il test, la capacità di scardinare una difesa più bassa, con più densità e ripeto, considerando sia il primo che il secondo tempo, l'abbiamo fatto con convinzione, con buona organizzazione, ci manca ancora, ripeto, quel pizzico di qualità e margini che questa squadra, secondo me, in fase offensiva ha, però sono convinto che poi quando si comincerà a fare sul serio arriveremo pronti. C'è qualche piccolo tassello ancora da aggiungere a questo organico, già di per sé interessante, una spalla per un'alternativa a Gucci e poi forse qualcosina manca numericamente al centrocampo dove si sa, insomma, si combatte, si prendono molte ammonizioni. Ma io dico, sul discorso dell'attaccante, ecco, come accennavo poco fa, abbiamo tante soluzioni, tante caratteristiche. È chiaro che stiamo cercando, quell'attaccante che va a completare un reparto di per sé, già secondo me, molto importante per la categoria. Sul discorso del centrocampo, credo che in questo momento, considerando anche Fiore che si è messo in mostra in queste 4 settimane, un ragazzo che chiaramente deve ancora crescere perché viene dalla Serie D, però considero 6 centrocampisti di buonissimo livello, di esperienza, con tutte le caratteristiche, vedi Catanese Settembrini, di gioventù come Renzi e Damiani, Sciaga e lo stesso Fiore, quindi credo che in quella zona lì per il momento vada bene. Poi sul discorso invece di qualche pedina che vada a completare un po' l'organico, ecco, vedendo anche oggi un po' il discorso di Montini e Coccia, nell'aspettare uno dei ragazzi tra Malogo e Biggi, l'intenzione è quella di trovare un altro elemento per dare alternative sui quarti di difesa. L'ultima domanda riguarda l'appuntamento che c'è tra una settimana, lì si comincia davvero a fare sul serio, c'è la qualificazione di Coppa Italia in palio. Sì, assolutamente, si comincia a fare sul serio, io ripeto, per quanto poi bisogna essere contenti di questa parte qui, poi rimane comunque un calcio senza posta in palio e quindi ben venga la partita di domenica contro la Vi Spesaro e bisogna provarci perché intanto
alleniamo quella mentalità che facciamo ogni giorno anche tra di noi e poi perché sappiamo l'importanza della Coppa Italia nel momento in cui si va avanti. È un altro campionato, è un cammino lungo, però ecco, noi dobbiamo prepararci questa settimana per andare lì e cercare di passare il turno.